Buonasera, buonasera, ciao gente! Bonsoir. Ci siamo, dopo quest'intro lunghissima, finalmente ci siamo. Vi ho mostrato nell'intro di questa live un video di un anno e mezzo fa, che è stata tra l'altro l'ultima volta, forse, che siamo riusciti a incontrarci tutti quanti su Phasmo. E quindi, che dire ragazzi, posso dire che ci ho ripensato? No. No, ormai siamo in ballo, dobbiamo ballare, torti. Merda. E come avete visto, ragazzi, in un anno e mezzo, cioè in realtà sì, un anno e mezzo. Ammetto, sì, un anno e mezzo, quanto sia cambiata la qualità anche in live. Ne stavamo parlando mentre stavamo guardando questo video che vi ho mostrato, di quanto sia effettivamente cambiata la qualità in live. Sono felicissimo di ciò, cioè, essendo che ogni cambiamento avviene, alla fine abbiamo fatto dei cambiamenti che sono arrivati tutti ad una volta, no? Sì. Non ce ne siamo neanche resi conto del fatto di quanto sia cambiato tutto quanto. Rispetto a quel video lì era cambiata la webcam, il microfono, lo sfondo, le sedie, tutta la parte dietro che ci abbiamo qui, tutto. Anche le occhiaie sono cambiate, Nico. Le occhiaie sono sempre aumentate, ma queste purtroppo aumenteranno sempre, ragazzi. Più andremo avanti nel tempo, più avrò le occhiaie e meno denti avrò. Questo è un dato di fatto, ragazzi, quindi perdonatemi, ma sarà così. Dunque, dopo un anno e mezzo siamo riusciti a ricongiungerci di nuovo, anche dovuta a questo cambiamento, questa Horror Night, anche, parliamoci chiaro, dovuto alla situazione di Apex, ma non solo. In realtà volevo portare anche altri contenuti al di fuori di Apex Legends che vi potessero piacere, spero vi possano piacere. E quindi oggi abbiamo riraggruppato tutti quanti, ci siamo riraggruppati tutti quanti. Oggi vi presenterò una persona nuova che voi ancora non conoscete, molto probabilmente. Abbiamo streamato tantissimo insieme nella mia precedente esperienza streaming con Torti, il ragazzo che vedete già in chat. Ogni tanto si palesa nei server privati, mi regala 15 sub e se ne va. E, beh, oggi avremo il piacere di giocare con lui. Buonasera, buonasera. Buonasera, buonasera, buonasera. Eccolo qua. Io non sono tanto sicuro. Se ti stai già tirando indietro, non puoi, non va bene assolutamente. Io ho un problema con questi giochi. E quando ci sarà la serata dei Monologist? Appunto, questo è solo l'antipasto, eh. Ah. Ma che cazzo è questo? Questo è Rino? Perché Rino in genere ci mette 10 minuti per arrivare, per entrare dentro il suo partita. No, io ecco. Ma perché siete già in lobby voi? Sì, sì, da 10 minuti. Ma che madonna! Al 50% io. Vabbè. Computer. Ma il bello è che non possiamo fare nulla finché non entra. Non vedo. Aspetta. Sto giocando da un si paga un 3 del 99, porca madonna. Qui. Oh, eccolo, è arrivato. Eccomi. Ma vola. Oh, mamma mia, frame lag, mannaggia la madonna. Ecco. Ma che cazzo è? Ah, ma questa è tutta l'attrezzatura che abbiamo, raga, ma non c'abbiamo nulla. Non abbiamo un cazzo. Allora, come si fa a prendere con F, immagino, no? Madonna quanto mi frame lagga! Come, ma non mi andava così? Anche a me sta frame laggando un po'. Gli alerts non vanno, lo sappiamo. Comba, aspetta un attimo, aspetta. Ciao, Natsu. Quanta roba posso tenere? Tre oggetti, ma tanto non... Raga, io sto senza luce, come fa? Pure senza luce. Io vado col termometro. Perché frame lag? Non sono neanche in HD. Ok, e ragazzi, allora io c'ho un quaderno, un termostato, quello vecchio che si usavano negli anni 50, e una radiolina. Ci siamo, ok. Siamo tutti? Ci siamo, ragazzi. Chi è che ha la luce? La luce, io c'ho questa qua. Tutto bene, vibrando, tutto bene. Ci stiamo avventurando nella nostra prima casa. Ciao, Andre. Oh, frema laggo leggermente di meno. Senti un rumore strano dal tuo microfono. Sì, sarei io il rumore strano. Ah, Comba, sto andando molto più fluido. Guarda come corre, guarda come corre su tutto. No, Di. Raga, ma c'ho la luce notturna. Ok. Ragazzi, non vedo dove cazzo sono. Raga. Ma sto tornando indietro, puttana Eva. Accendiamo le luci, vi prego. C'è un quaderno. Sì, aspetta, accettate. State vicino a me. Vi accendo... Se volete gli faccio un disegnino. Aspetta che ci sono quasi. Io devo chiudere le finestre perché butto un porcone. Io non scendo giù nello scantinato. Dov'è No, ci sto io. Non vedo nulla. Sei solo nello scantinato. Accendete le luci, per favore, l'ho accese. Ah, eccolo. Ok, abbiamo acceso
Allora, Ene, ti spiego. Ogni volta che entriamo in una casa, il generatore è spento. Dobbiamo trovare il generatore e accenderlo. In questo caso l'ha appena trovato Marco. Ok. Sì, lo vedi comunque dalla mappa nel furgone. Sì, ma noi non abbiamo spiegato niente, Ene. Ma quindi non abbiamo manco una fotocamera, non abbiamo una minchia. Nulla. Io la videocamera, ma... Allora, con la videocamera, se vedi delle sfere di luce nella videocamera, è una prova, un indizio. Ok. Ma questo termostato, scusate, come funziona, Marco? Ma quindi con la persona, quell'ombra che al fondo... Allora, tu dove sei intanto? Mia, cioè, chi sei? Io sono questo, quello che fa giù e su. Ok, la colonnina, quella è il termometro, la colonnina di mercurio, quello... Ma come faccio a capire se è sotto zero? Come cazzo si aprono sto numeri? Ah, ok. Ma si aggiorna subito sta cosa? No, penso di sì. No, penso che tu ci debba rimanere un attimo. Madonna della maniglia della Madonna. Come si apre? La maniglia della Madonna. La maniglia della Madonna. Come si apre? G. No, lo sto la torcia, Madonna budina. Come si apre? Allora, cosa verde cosa serve? Questa cosa verde a pallini. Oh, quello vedi la sagoma del fantasma se ci passa attraverso. Allora, ti spiego, Ene. Se premi J, se vai sulle prove, queste sono le prove che possiamo trovare. C'è l'MF livello 5, l'ultravioletto, il libro spiritico. Ok. Ogni fantasma ha tre prove. E dobbiamo trovare quelle prove. Così indoviniamo qual è il fantasma, ok? Come cazzo si aprono le porte, porco due? Ah, quindi adesso non lo possiamo. Oh, con il tasto sinistro del mouse e poi trascini. Ah, ok, grazie. Allora, tasto sinistro. Raga, le luci stavano andando via. Sei stato tu? Stavano andando via le luci, eh. Come? Ma no, vabbè. Dove sei? Comba, gli stai parlando tu? Dove sei? Quanti anni hai? Ma dove sei? Ma non è che si incazza questo, no? Dove sei? Dove sei? Ti parla però che le luci spente, questo è il problema. Ah, dove sei? A few moments later. Dove sei? Hanno aggiornato Phasmo, sì? Dove sei? Raga, mi sono perso. No, raga. No, raga, non so dove sono. Dove sei? È buio totale, non vedo nulla. Non so dove sono, vi giuro. Con questa cazzo di cosa non mi piace. Vi ho visto. Ok, eccomi. Sì, ma questo non sta affancato. Oh. Che fa spooky dall'angolo? Ma si può lootare qua? No. Max. Si può lootare. Oh, mamma mia, che cazzo è? Cosa? Dove sei? No. Ma io non ho aperto una porta e mi è comparso un orso di fronte, un disegno. No. Aspetta, vai. Ma sta facendo veramente Comba, ma c'hai cose per chiamarlo sto bot? Ha spento la luce. Come ha spento? Dove? L'avete spenta voi? No, non l'ho spenta io, l'ho spenta io. Ah, ok. Dacci un segno. Oh, madonna, ho sentito qualcosa dietro di me. Ha fatto una chitarra. Ha suonato una chitarra. Ha suonato? Dov'è la chitarra? La chitarra. Aspetta, sta qua allora la chitarra. Raga, allora, questa porta. No. Questa porta era chiusa, questa qua dello scantinato. Era aperta. L'ho chiusa io. Di solito allora, quando tu esci dalle stanze conviene chiuderla perché così lui te la apre. Okay. Raga, fa freddo da me. Cioè, dove? Da me. Guardate Merino. Fa freddissimo. È vero, fa freddo qua. Temperatura di congelamento, prima prova. E io, allora, io c'ho il termostato in mano, mi segna 15 gradi, raga, com'è possibile? A me sta uscendo il vapore dalla bocca. Ma forse ce lo devi lasciare, vedi che si sta abbassando, guarda, fermati. Ah, si sta abbassando, è vero. Ah, ok, temperatura di come si aprono le prove, Con Jay. J, e poi vai su prove e selezioni temperatura. Allora, quindi, però non è congelamento ancora. Sì, no, ci ha congelato dalla bocca. Sì, è congelamento. Ha fatto la condensa, quindi abbiamo la prima prova. E quindi si trova qui in cucina. Raga, andate tutti via che gli parlo. Vediamo se mi risponde. No, sì, come sai che faccio? Vado a vedere al camion. Se mi ammazza, raga, bestemmio, ve lo dico. Mettete la cosa a terra per le tracce, quella di cosa, così tu vedi qualcosa. Ah, sì, quella lucina verde, là, quella che... Chi ce l'ha quella lucina verde? Io. Vieni, lasciala a terra. Nella stanza dove ci usciva il fumo dalla bocca, devi lasciarla a terra. E come si fa a lasciare? Raga, occhio che la sanità mentale è qua... Ma perché la mia è la più bassa? Perché se vede t'ha fatto un'attività vicino. Sei qui? Quanti allora. Anni hai? Dove sei? Loro stanno... Dove sei? Quanti anni hai? Sta facendo tre d'attività. Dove sei? Dove sei? Quanti anni hai? Non lo sento, ragazzi. Metti il quaderno a terra. Metto il quaderno a terra, sì.
Posizionare. Sì, vediamo se scrive. Vedo delle palline bianche qua, qua davanti a me. Ah, perfetto. Allora sono le sfere di luce, sfere di luce. Sfere di luce. Sì. Vedo delle palline ragazzi, bianche. Potrebbe Hellboy fatto... è proprio pure qua, che è incredibile. Ha trovato due prove il Boeing. Non sa che si sta facendo. Oh, oh. No, no, da me, ma stai scherzando? Ma cos'era quella roba? Ha fatto apparizione sto figlio No, 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 raga, dove... No, Nico è morto, Nico è morto. Come Nico è morto? Come Nico è morto? No. Non lo vedo più. No, no, io qua, da qua vedo che ancora è vivo. Dal furgone. Ragazzi, vita livello 6 era salito, eh. Madonna, raga, mi ha fatto cagare mano. Era di qua, Rino. Io sono nel furgone, Ene. Chi è qua con me? Mi sto guardando dalla videocamera. So io. Raga, sta pushando, sta pushando. Ha chiuso la porta. Come sta pushando? Vieni qui, vieni come qui. Ha chiuso la porta. Ha chiuso la porta, ha chiuso la porta. Nascondetevi. Vedo se vi posso riaprire. Però c'è attività 0. L'attività è 0. No, ha chiuso la porta, mi dissocio. Vediamo se ve la apro, aspetta, vediamo se me la fa aprire. Prova a nascondere dentro qualche armadio. Oh, ridendo e scherzando, no, Ene ha fatto tutte le prove, ha fatto tutte le cose, guarda, pure le prove quelle facoltative. Ene pro player pure su Phasm, incredibile. La porta è aperta, eh. Potete comunque uscire. Era un tipo con una mannaia. Mannaia, la miseria. Che prova hai quindi? Manca la prova, sfugge al fantasma durante la fase di caccia senza morire. Allora, MF non può essere. Può essere l'ultravioletto, il libro, la spirit e il puntatore. Ok, quindi che cazzo è l'ultravioletto? Non c'era prima. L'ultravioletto... È quella viola. Quello no, è quello che c'ho io, cioè questo qua viola. Le impronte digitali. Ah, l'UV là, come cazzo. Aspetta, venite con me che io l'ho visto apparire là davanti. Raga, le prove sono sfere di luce e temperatura di congelamento, giusto? Yes. Questo cosa. Sì, quindi, vado a vedere le impronte digitali. È un rio. Vai, Remnant. Nico, però devi farmi. Io c'ho paura di farmi luce perché era proprio qua davanti. Era. Non ce l'ho. No. Sì. Era di qua, era qua. Raga, ho sentito un sospiro. No, non ci sono impronte digitali in giro. Sta pushando, sta cacciando, sta cacciando, sta cacciando, sta cacciando. Sì, vieni qui, vieni qui. Oh, vieni livello qui. 10! Livello 10 di attività! Shh, non parlare, Ene, non parlare. No, ma. Ma ce l'abbiamo davanti. Livello 10 di attività, voglio. Devi droppare le luci. No, tutto it was at this moment that he knew he fucked up. Spegni le luci, spegni le luci, non spegni le luci. Che è successo? Abbiamo la luce nella camera. Non riesco a prenderla. È ancora a livello 10. Spegni la luce, spegni la luce. Ok, si è spenta. Non caccia più, vai, via, via, via. Ok, non caccia più, 0-0. Vai. Ma porta il culo. La luce aveva tutto acceso a giorno, Ene. Eravamo entrati dentro la cabina armadio con la luce. Vedete se ci stanno impronte? No, non ci sono. Sì, aspettate un attimo, io sto morendo. Allora, che prove? Abbiamo due prove, giusto? Yes. Guarda la sanità mentale di Ene. Mamma mia, ma è la seconda volta che mi picchia forte. Ene, vuoi vedere che se entro io mi stompa? Ma no, ma io mi sono salvato culo, ho seguito Nicola veloce e sono riuscito ad entrare dentro, sennò ero morto. Ma il bello è che siamo entrati con la luce accesa. Ma abbiamo messo almeno il diario là in cucina? E l'ho messo ma non io. L'ha controllato, non ha visto se ha scritto. Andiamo allora. a controllare, andiamo, vai. Dai, entro andiamo, io così andiamo. Mi stompa, voglio. Faccio la mamma mia, vai. Dai, ora entrano i gemelli. Veramente, siete gemelli. Ma io perché non c'ho nulla, io non vedo nulla. In cucina. Dov'è la cucina? Mi sono perso. E dove c'è la luce verde? Ho accesa la luce? Ok. Vediamo. Sta pushando di nuovo, mi sa. Sì, sta pushando di nuovo. Io. Le luci, togliete tutto, buttate tutto. No, arriva. Come mi metto nell'armadio, Madonna. Vai Rido. Zitti. No, ha ammazzato me, raga, ma come è possibile? No. Perché c'era la luce accesa? Ma chi è? Ero dentro l'armadio. Avevi la luce accesa. No, avevo la videocamera. Era quello che ma la devi droppare. Guarda, non pensavo. Guarda, tu non devi avere dispositivi elettronici addosso. Dove è morto? È nell'armadio. Ciao, Waka. Io sono stato abusato in un armadio. Come ero accovacciato e c'era uno all'impiede. Mi ha messo un cosiddetto. Ero io. Era Marco. Ah, quindi adesso posso vedere dov'è il bastardo. Ma guarda il tuo corpo nell'armadio. Dobbiamo fargli la foto. Cioè, abbiamo una fotocamera. La fotocamera. No.
Comba, ma dov'è la porta? La porta d'uscita è questa qua. Allora, fotocamera è zero. Come cazzo facciamo? Perché purtroppo le prime cacce devi fare. E allora, raga, scusate, dobbiamo andare. Allora, a il diario, il diario non è. Prova? Il diario non è, ragazzi. Perché è mezz'ora che è lì a terra, quindi lo potete escludere. Okay. Alla spirit non ma vi l'abbiamo controllato il diario? Sì. Non c'era scritto niente. E dov'è il diario? Scusate. È il libro spiritico. Ah. No, libro spiritico dei barra. Ah, ok. E togliere la spirit. E vabbè, resta. Ah, spirit, ok. Vabbè, non mi ha risposto a me alla no, spirit. No, punto. Quindi o Yurei o Hantu. Nel puntatore, qualcuno l'ha visto passare dentro al puntatore. No, cioè, mo mi metto io. Però lei ha detto che ha visto il coso con la mannaia. Come ha fatto a vederlo? È quando ha fatto l'apparizione. Quando ha fatto l'apparizione, era tipo un macellaio. C'aveva cioè un coso tipo ma del macellaio visto, con la mannaia. L'hai visto per. Ah, ha fatto l'apparizione. Sì, proprio qua in soggiorno ha fatto l'apparizione. Allora, o ultravioletto che ce l'aveva bene in mano che quando è morto, o il puntatore Doz. Vedi le caratteristiche dei due? No, io avevo la videocamera in mano. Sto andando sotto. Ma è bruttissimo. Sotto non c'è. Ma che è sto verso? Comba, sono nel bagno chiuso, mannaggia la madre. Comba, sento rumori, sono nel cesso. Dove sei? Dove sei? Dove? Comba, sono su un cesso io. Ma non si può saltare. Ma dove sei? Ma qui c'è un bagno, non c'è. Guardate. Ah, ciao. Ah, salve. No, lo voglio vedere. Comba. Ero qua. Ma siete... Oh, sta attaccando, mi sa. Chiudi, sta attaccando, chiudi, madonna. Sta cantando. Canta e le luci facevano. Come facevano le luci? Madonna. Ma non lo vedo, Dio madonna. Comba canta questo. No. Comba si apre la porta. Ma è una tipa. Ma come? Ma che cazzo mi hai cambiato? Ma sono due. Allora sono i gemelli. Andate in cantina. Comba, io sono nelle palle di qualcuno. Ma che è acceso? Ah, ma tu c'hai la torcia. Bene, bene. Ma che è acceso? Aspetta che prendo Comba, la Bibbia. Ma il libro era chiuso. No, non scritto? È quello. Questo è il libro, vediamo se è scritto sul libro. Comba, ho preso un libro da terra. No, qua non ha scritto, o sì? Ho preso pure un cappello, glieli lancio. No, qua non ha scritto. Ha smesso, Sì. Allora, è giù in cantina, se volete provare a mettere gli ultimi, il coso verde lì. L'avevo detto, perché era partito da giù in cantina. Sì, in cantina è andato. Provalo a mettere qua nel corridoio, dove sono io. Sì, infatti in cantina ci sono le sfere. Sta attaccando. Attacca. Dalla cantina, parte da. Madonna. Che sta cazzo di luci, porco. Non si chiude, mannaggia la madonna. È ancora in cantina. Devi droppare la camera. Male, sta salendo. Droppa la camera. Io non c'ho camera. Ok, trovate in cantina. Ok, niente. Falso allarme. Stavo pensando dietro. Torna. Sta salendo. Compa, le ha messe le sfere di luce. È in cucina. Sì, l'ho messa. Cos'era questa voce? Dentro la luce. Raga, non vedo niente. Dove siete? Ok, dovrebbe aver finito. Sì, si è fermato in cucina. Se provate a lasciare qualcosa qua in cucina. Ma raga, ma dove cazzo si? Dio a te! Allora. Comba, questo fa cadere foto, cose. Venga. Sì, sta tirando giù tutta la casa. Allora. Vediamo. C'è un cazzo, non c'è. Bella la nostra sanità mentale. Ah, ok, partiamo. Ok, questa era di riscaldamento, ragazzi. La prossima la facciamo senza Discord. È andata pure abbastanza bene. La facciamo senza Discord la prossima. 250 bestemmie di Rino. Adesso ci dice se abbiamo azzeccato o no. Sì. Sì. Era il mimo. Il mimo. Ah, è vero, il mimo imita gli altri fantasmi. E c'ha il 4 ecco prove. Perché cambiava. Perché prima ho visto un macellaio, poi ho visto una tipa. Sì, ma vaffanculo. Oh, raga, mi ha dato $200 comunque.